Sotto la volta magnifica della Cappella Sistina risuonano canti solenni e un coro di vagiti. È la vocazione polifonica dei bambini, scherza Francesco, che sia caldo, fame o pianto preventivo. E non sanno cosa succederà, ma io piango per primo, poi vedremo. Atmosfera solenne e familiare per la festa del battesimo del Signore, con battesimi, secondo tradizione, di una nutrita schiera di figli o parenti di lavoratori del Vaticano, prima che la studino al catechismo, la fede va loro trasmessa nel clima familiare della casa, in dialetto, con l'esempio, si raccomanda Francesco, e non è scontato, lascia intendere. Sono bambini che non sanno farsi il segno della croce. Poi un consiglio ai genitori. Gli sposi litigano, è normale. Sarebbe strano di no. Fatelo, ma che loro non sentano, che loro non vedano. Voi non sapete l'angoscia che riceve un bambino quando vede litigare i genitori. Infine la gioiosa sequenza di 27 battesimi per 12 maschi e 15 femmine. L'amore del Padre che riceviamo così, spiega poi il Papa all'Angelus, è una fiamma accesa nel cuore da alimentare con la preghiera e la carità. Concluso così il tempo di Natale, oggi ricomincia il tempo ordinario della liturgia. Impariamo a invocare più spesso nelle nostre giornate lo Spirito Santo per poter vivere con amore le cose ordinarie e così renderle straordinarie.